Una cosa però è vera, quando si riesce a parlare di trauma, vuol dire che si è già un po' salvi. Ciò non significa che siano la parola o la letteratura a costituire la terapia. Al contrario, la scrittura può avvenire solo quando il lavoro, una parte del lavoro, è stato fatto. Quel pezzetto di lavoro che consiste nell'uscire dal tunnel. Come dice Deleuze, non si scrive con le proprie nevrosi. La nevrosi, la psicosi non sono passaggi di vita, ma stati in cui si cade quando il processo è interrotto, impedito, chiuso. La malattia non è processo, ma arresto del processo. Alla fin fine, la celebre frase di Artaud, citata da tutti in tutte le salse, quella che dice che nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato, costruito, inventato se non di fatto per uscire dall'inferno, forse è uno scandaloso equivoco. In realtà accade il contrario, vale a dire che colui che scrive, disegna, eccetera, è già uscito dall'inferno. Proprio per questo può farlo. Perché quando si è all'inferno non si scrive, non si racconta niente, non si inventa nemmeno niente. Si è solo troppo occupati a essere all'inferno. Se si riesce a parlarne, scrive Virginia Woolf, è perché l'evento è staccato dalla sofferenza pura, che viene vissuta nella modalità dell'irreale. Diventa reale solo quando lo si coglie attraverso il linguaggio. Posso azzardare la spiegazione che ogni scossa, nel mio caso, segue immediatamente il desiderio di spiegarla. Lo sento, il colpo, ma non è più. Come credevo da bambina, un colpo sferrato da un nemico nascosto dietro l'ovatta della vita quotidiana. È o diventerà la rivelazione di un altro ordine. È il segno di qualcosa di reale che si cela dietro le apparenze. E sono io che lo rendo reale esprimendolo in parole. Solo con l'esprimerlo in parole gli conferisco unità. E questa unità significa che ha perduto il potere di farmi del male. Mi dà una grande gioia, forse perché così facendo tengo lontano il dolore, a rimettere insieme i frammenti. Questo è forse il piacere più intenso che io conosca.